Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars, signori miei. Oggi per la serie delle 7 siamo tornati su Brawl Stars, signori. Ho apprezzato molto che vi è piaciuto ieri Among Us, non so di preciso come si pronunci, non uccidetemi nei commenti. E sono contento che vi è piaciuto e se ragazzoli l'idea vi può piacere potremmo fare venerdì sera una live su questo, su Among Us, quindi se eventualmente ce l'avete, se eventualmente il mio computer regge la live, potremmo organizzare una live di questo giochino a posto di Scriberio. Fatemelo sapere nei commenti se l'idea vi può piacere. Detto questo ragazzi, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi state lasciando nei video. Per ora YouTube sta funzionando con la marmellata praticamente, perché sono spariscono iscritti, non arrivano le notifiche, un gran casino. Quindi ringrazio sempre tutti quelli che in questo periodo continuo anzi a venirmi a trovare e a seguire i miei video. Io cerco sempre di ricambiare con tutti. Detto questo, signori miei, vi ricordo di seguirmi sui social. Mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E soprattutto su Instagram vi aggiorno con le stories quando eventualmente ci saranno le live. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione, ragazzoli. Detto questo, partiamo con il video. Ok ragazzi, allora, cosa facciamo oggi su Brawl Stars? Allora, ho scoperto che c'è una nuova stagione e non ne sapevo assolutamente niente. Quindi, prima di tutto, andiamo in negozio, che sicuramente ci sarà qualcosa di gratuito. Ok, c'è un raddoppio a gettoni per due, e ci andiamo a prendere subito, che questo può sempre tornare utile, signori. Cioè, facciamo qualche partita, pigliamo qualche tesco in più, non è male come cosa. Poi, nuova stagione, Brawl Pass, perfetto. Abbiamo una cassa enorme da aprire, signori, apriamola. Dico, ce la danno a gratis col nuovo pass, apriamola. Sicuramente non troveremo niente di niente. 100 monete d'oro. Ok, punti energia per stecca che sale a livello 57, quindi potremmo anche migliorarlo. Punti energia per il nostro il torero, è il toro che sale a 16 su 50. No, abbiamo trovato un brawler, raga. Spettacolo, abbiamo trovato il Re Mysterio, grande! Brawl Raro, 3 su 4, abbiamo trovato Re Mysterio, signori, è il primo, preferisce sferrare una rapida combo di pugni contro i nemici e adora schiacciati con la super, con cui esegue una spettacolare gomitata volante. No, dobbiamo andare a provare il torero subito, signori, il torero, dobbiamo andare a provare Re Mysterio subito, signori. Spettacolo, torniamo indietro. Allora, fermi tutti, noi abbiamo dei brawler da migliorare, che sono l'orso Yogi, che vuole 140 monete, che le possiamo consumare, ma sì, spendiamo i suoi soldi, raga. Che sale a livello 5. Bravo il nostro orso Yogi. E poi Stecca, ovvero Ben, che vuole 75 monete d'oro, che le possiamo pure consumare, veglia così. E sale a livello 4 anche il nostro Stecca, spara palline. Ora, signori, detto questo, andiamo a prendere i nostri bellissimi eventi. Ok. Questo non è robo assalto, non è, tra due giorni sarà libero. Andiamoci a fare una ferra gemme con, signori miei, il nostro Ondostar Re Mysterio. Re Mysterio, eccolo qua. È il primo, è pure messicano. Andiamoci a fare una ferra gemme con Re Mysterio, signori. Vediamo di vincere qualche partita, portarci a casa qualche gettone. Aprire un'altra cassa, se non sbaglio. Oh, allora, io non so come funzioni lui. Ah, tira pugni così diretti, ok, perfetto. Il nostro è un tipo molto pacifico. Sì, eh? È che deve andarci proprio sotto per dargli. Dagli così, primo. Piglia a legnate tutti quanti. Dove stanno? Che fanno? Scappano. Allora, abbiamo un primo contro un primo, ok. Un torero contro con un Re Mysterio contro un Re Mysterio. Io non so dove sia, raga. Dove sono? Non mi sono perso, ok. No, magari evitiamo la furia omicida di... Dai, attacca le spalle, colpiscilo! Bello così, guarda, un altro Re Mysterio, fallo fuori, gomitata volante! Ma siamo dei mostri, signori miei, ma è troppo forte il Re Mysterio, però siamo morti. Siamo leggermente morti, dobbiamo un attimino recuperare la vita, ok. Vita recuperata. Possiamo tranquillamente tornare a recuperare le gemme. Torniamo a recuperare le gemme del nostro... Occhio che arriva il Re Mysterio, ma noi lo colpiamo, tutto. Super pugno, grande, dai, colpiscilo. Ok, l'abbiamo fatto fuori, super pugno. Siamo messi malissimo. Siamo morti, signori, abbiamo perso tutte le gemme. Abbiamo fatto tanti figli, siamo morti malamente, perfetto. 3 gemme a 9, no, siamo messi male. Dobbiamo recuperare le gemme.
dai così grande, colpiscilo, ammazziamo lui, è fatta. Ok, signore, 9 gemme, ce ne manca una, ho recuperato una gemma, porca di una miseria, ci penso io, 10 gemme, 11 gemme. Conta la rovescia per noi, signori, conta la rovescia per noi, dai che ce la portiamo a casa, 10 secondi, sono quello che c'ha più gemme, evito di morire, passeggio come uno dei vecchietti al parco, mi faccio la corsetta al parco, bello tranquillo, aspetta che recupero, partita conclusa, e siamo anche stati migliori. Grande la Serre Mysterio, grande così, 8 coppe per noi. Ah, non arriviamo al grado, al secondo grado, però prendiamo tantissimi teschi, va bene così. Bravo Re Mysterio. Riusciamo a salire, porca miseria, non riusciamo a salire. Cosa c'è al secondo livello? Una cassa, raga, allora per forza, dai. Andiamoci a giocare un'altra partita. E che intrigante Re Mysterio, spettacolo. Troppo divertente Re Mysterio. Mamma mia, c'ha un destro e un sinistro che si neanche Buzz Spencer. Ecco, potremmo chiamarlo Buzz Spencer invece che Re Mysterio. Magari Re Mysterio lo stanno chiamando tutti. È il soprannome più dato a questo personaggio. Se noi invece lo chiamiamo Buzz Spencer, il nostro Buzz Spencer, che col suo destro e sinistro praticamente non dà scampo a nessuno. Dai così, vai Buzz Spencer, vai pure col super pugno volante. Grande Bud. Mi piace Buzz Spencer, è più... Gli si addice di più. C'ha un destro e un sinistro che sono paurosi praticamente. Dai così, io continuo a recuperare gemme. Non ho visto obiettivi di missioni però invece con nostro... Dai, alle spalle, bello così, mamma mia. 7 gemme a 0, raga. 7 gemme a 0. Allora, c'è il tizio lì che è fortissimo. C'è il tizio quello lì, Mattia, che fa dei colpi spettacolari. Andiamo a fare un po' di cacciara, raga. Cacciara per tutti, sei morto. Dove stai andando? Sei mio e sei morto. Sei morto. Conta la rovescia. Via, abbiamo 7 gemme. Se abbiamo 7 gemme non possiamo morire ora. Però a te ti posso fare fuori molto volentieri. Siamo troppo forti, raga, troppo forti. Mamma mia, il nostro Buzz Spencer. No, siamo morti, ma porca. Siamo morti, raga, mannaggia, la partita è contro la rovescia per noi. Ho voluto fare lo spagaso e ho sbagliato pesantemente, raga. Guarda quante gemme ci sono là, raccogli. Grandissimo. Andiamo a fare un po' di cacciara. Super colpo volante. Dai, grande così. Non ce n'è per nessuno, raga. 16 gemme a 0. Dai, tranquilli. Vado a fare io un poco di cacciara, abbiamo vinto. Prendila e porta a casa, signori. E siamo stati ancora i migliori. Pensavo il migliore fosse Mattia, signori. Il vecchietto col cappello simpatico. Il vecchietto freddoloso. Invece siamo stati noi migliori. Bella così. Riusciamo a salire al grado 2. Pigliamo tanti bellissimi teschi che ci vengono messi le coppe là sopra. Arriviamo a 439 coppe. Saliamo al secondo livello del Brawl Pass e ci andiamo a aprire la cassa, signori, e concludiamo questo video. Dai così. 18 monete d'oro, va bene. Punti energia per il nostro orso Yogi, che non ci giochiamo mai con l'orso Yogi, però secondo me è pure molto forte. Punti energia per Colt, va bene così. E niente di particolare, però va bene, dai. Accettiamo queste ricompense. Detto questo, signori miei, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!